Buonasera. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù Cristo è risorto. L'amore ha sconfitto l'odio. La vita ha vinto la morte. La luce ha scacciato le tenebre. Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato dalla sua gloria divina. Ha svuotato se stesso. Ha assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell'universo. Gesù è Signore. Con la sua morte e risurrezione, Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità. E questa via è l'umiltà, che comporta l'umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Solo che si umilia può andare verso le coste di lassù, verso Dio. L'orgoglioso guarda dall'alto in basso. L'umile guarda da basso in alto. Al mattino di Pasqua, avvertite dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si chinarono per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna chinarsi. Abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada. Il mondo propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere, ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un'altra umanità nella quale cerchiamo di vivere al servizio di uni e degli altri e non essere arroganti ma disponibili e rispettuosi. Questa non è debolezza, ma vera forza. Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell'amore. Dal Signore risorto, oggi imploriamo la grazia di non cedere all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ne sono tante. Pace chiediamo anzitutto per l'amata Siria e per l'Iraq, perché cessi il fragore delle armi
e si ristabilisca la buona convivenza tra i diversi gruppi che compongono questi amati paesi. La comunità internazionale non rimanga inerte di fronte alla immensa tragedia umanitaria all'interno di questi paesi e al dramma dei numerosi rifugiati. Pace imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa. Possa crescere tra israeliani e palestinesi la cultura dell'incontro e riprendere il processo di pace, così da porre fine ad anni di sofferenze e divisioni. Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l'assurdo spargimento di sangue in corso e ogni barbara violenza, e quanti hanno a cuore la sorte del paese si adoperino a favorire la riconciliazione e per edificare una società fraterna che rispetti la dignità della persona. Anche in Yemen auspichiamo che prevalga una comune volontà di pacificazione per il bene di tutta la popolazione. Nello stesso tempo, con speranza, affidiamo al Signore, che è tanto misericordioso, l'intesa raggiunta in questi giorni allo Salmo, affinché sia un passo definitivo verso un mondo più sicuro e fraterno. Dal Signore risorto imploriamo il dono della pace per la Nigeria, per il Sud Sudan e per varie regioni del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo. Una preghiera incessante salga da tutti gli uomini di buona volontà per coloro che hanno perso la vita, penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso nell'Università di Garissa in Kenya, per quanti sono stati rapiti, per chi ha dovuto abbandonare la propria casa e i propri affetti. La resurrezione del Signore porti luce all'amata Ucraina, soprattutto a quanti hanno subito le violenze del conflitto degli ultimi mesi. Possa il Paese ritrovare pace e speranza grazie all'impegno di tutte le parti interessate. Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di schiavitù.